codice di viaggiamando. Oggi siamo in quella che dovrebbe essere una fabbrica di bare. Credo sia abbandonata da un bel po' questa. Croci. C'è scritto. Maniglie ottone radica, sì, forse qua mettevano tutti i vari accessori da aggiungere. Questo è veramente un posto insolito, è la prima volta che ci troviamo in una fabbrica del genere. Larice, rovere, qua mettevano, erano divise per tipologie di legno. Però si vede una bara dall'altra parte. Ah, qua c'erano tutte le direttive su cosa applicare ai vari tipi di bare e come verniciarle. Vedete qua. Probabilmente dei sostegni per tenere le bare per la verniciatura, erano queste cose. Un immancabile calendario da camionista, che dovrò censurare probabilmente. Ah, 2014, quindi l'abbandono è recente. Sembrerebbe molto di più da quello che si vede qua. Questi, mentre verniciavano le bare, almeno si distraevano, c'erano qualche foto di donna nuda. Vediamo di qua. C'è l'eco dei passi. Carrellini. Guardate qua che roba. Capannone enorme. E ci stanno ancora le lavorazioni. Qua ce n'è una con una piccola sopra di bara. E qua ce n'è un'altra. Incredibile. Uno dei lavoratori era tifoso dell'Inter. Ah, ci si perde qua. Filtra tanta luce e quindi questo, nonostante il posto sia piuttosto inquietante per quello che veniva prodotto, tutta questa luce lo rende molto meno tetro. Qua un'officina. Qua dell'acqua qui. Sostituto olio fiorino, prossimo tagliando. Calendario del 2010. Indeciso se chiamarlo la fabbrica delle bare o la fabbrica dei calendari delle de donne nude, perché qua sono tutti così. Bare e donne nude. Su quello erano veramente preparati. Ah, ancora ci stanno i camici da lavoro, è ancora rimasto tutto qui. Assurdo. Altro calendario, ah, altri due calendari. Qui proprio la censura di YouTube, non lo so, la faccio impazzire. Ci rimane quella stanza che era tenuta con il barile e dove c'era una bara. E vediamo se è accessibile quella, poi abbiamo visto tutto. Sì, eccola qua. Esattamente questa. Oh, comunque stanza di verniciatura. Qui c'era una forma. Qui un coperchio. Penso a un ufficio con ancora il PC. Qua c'è tutto. Libretti del lavoro. Che roba.
Gli uffici sono intatti. Ah, queste sono tutte le foto di quando era ancora in attività. Guardate qua che roba. Un catalogo di quello che veniva prodotto. E a fianco due monitor a tubo catodico. Qui ancora tutti i documenti del 2013. Ancora intatto, come se fosse una giornata di lavoro qualsiasi. 2015 comunque. Pensiamo proprio che l'abbandono sia risalente al 2015. Qua c'è tutto l'archivio. Cos'è sta roba? Una bara divisa in due. È quella dei maghi? Come funzionava? Difficile pure stabilire che tipo di magazzino fosse, ma qui addirittura c'è uno stereo della macchina. Qui sembrano dei componenti da meccanico in effetti, quindi dicevo, ho ripreso una quantità di calendari di donne nude che non ho mai visto in vita mia. Bugiardo. Cos'è nella mente di un uomo? Donne. E qui lo sapevano benissimo. Prima di lasciarvi alle consuete fotografie di fine video che abbiamo raccolto durante la giornata di esplorazione, vi dico qualche cosina che abbiamo scoperto sulla storia di questo luogo. Questa fabbrica è stata fondata negli anni 60, aveva al suo interno più di 60 lavoratori. È fallita nel 2015 a causa della concorrenza di bare low cost, da quello che abbiamo letto, e quindi non hanno retto la concorrenza. Come al solito, se vi piacciono i nostri video di esplorazione urbana, ci sono solamente due cose che potete fare: mettere mi piace e iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Noi ci vediamo la prossima settimana.
It could have been the first, it could have been the last.